Ciao, allora siamo a Begur. Siamo a Begur. Ieri siamo arrivati, ieri che era venerdì 16, siamo andati, abbiamo preso un appartamento a Palafrugell, che è vicino Girona, diciamo. Ieri sera siamo andati a cena a Palamossa, un posto che si chiama il Galeò, che è molto, poi vi spiego meglio magari. No, non ho pensato a fare né video né nulla perché eravamo in famiglia, tranquilli, quindi non ho fatto nulla. E niente, stamattina siamo venuti qui a Begur e vediamo un po' le spiagge, così. Il tempo piovicica, non c'è nessuno, è bellissimo, tutto deserto, tutto tranquillo. E niente, Fammi vediamo un vedere. po'. Adesso vi faccio vedere, stiamo entrando già nella spiaggia. Ecco qui, cioè queste spiagge io penso, mamma mia, queste saranno pienissime d'agosto. Vedete, c'è proprio la roccia sulla spiaggia. Aspettate, lì c'è Gnappina che dorme. Il tempo bellissimo, eh. Raga, una pace, con i ristoranti questi sul mare. Già odora di pranzo, sono le 10:30. Odore di paglia. Sì, un odore di paella, madonna mia che buono. Ecco qui, andiamo, andiamo. I gabbiani, il mare tutto mosso. Lo più bello da tutto non è il mare. Non è il mare. No, non la voglio far vedere su internet. È vero, però poi portare un video a parlare. Non è che ho vita la playa, non è so. La sabbia è strana. È fina. Sì, no, ma è granulosa però. Certo. Non è quella che Ora si siamo là in attacca. realtà, playa. Lì ci sono tutte le canoe perché fanno un sacco di attività qui d'estate, giustamente. Quelli la maggior parte sono appartamenti turistici. Perché io O c'erano figli comunque andati. che si affittano, Quelle lì, come si chiamano quelle isole? Quelle? La Sillas Medas. Isole Medas. Ma forse Medea in italiano? Boh. Oh, non lo Tu sei l'italiana, non so. sono io, Ecco, c'è un bel venticino. Ciao, siamo a Pals. Pals non diciamo la spiaggia come prima, ma il centro urbano, centro storico. Faccio vedere un po' com'è, tutto pietra, che l'avete visto prima. Ecco. Giù c'è Pavotto col passeggino. Tutto pieto, tutto pieto. Prima abbiamo chiesto le indicazioni a una signora affacciata alla finestra. Una bella vecchina. Mi ricordava, assomigliava un po' a mia nonna Maria. E niente. Questo è il paesello. Non so a che epoca risale, sinceramente, magari lo scrivo, cerco lo scrivo. E vediamo, vediamo. Tutto bene. Va bene. Questa ciccia che non vuole stare in passeggino, la vuole camminare. Ecco qua, la chiesa tutta sgarrubata. Sì, ma andiamo. Vabbè, prima suonava. Non so se suonava per la messa. No, perché non ho le indiche. Sì? No, è possibile. Adesso liberiamo Godzilla.
vuole braccio. No, Aurea, cammina. Dammi la mano, vieni. Andiamo. Ha caduto il ciupete? L'ha cercato. Molto bene. Ciao un'altra volta. Allora, alla fine siamo rimasti a Pals. Siamo andati, abbiamo fatto una bella passeggiata. Siamo andati a fare un aperitivo. Tanto la bimba ha mangiato perché le mangiava il prossimo giorno. E niente. Come è Pals? Sì che è Pals. La mia Pals che è? No, ma guarda, per l'altro non è Pals. Cerca la geolocalizzazione, vedi che ti esce Pals. A te te sale Pals? Sì. E dicevo, ah sì, alla fine siamo. Te lo portate? Abbiamo deciso di rimanere qui perché c'era un posto che avevamo già visto prima con un profumino. I prezzi comunque è abbastanza buoni, turistici ma buoni. E che niente, abbiamo deciso di rimanere. Stiamo mangiando cose tipiche di altri. Abbiamo preso pane e pomodoro. Se lo mangia Aurea questo intanto. Poi abbiamo preso l'aglioli. L'aglioli, questa cosa qui. In teoria si fa solamente aglio, agliosi e olio. Fatto nel mortaretto, no? Dici mortaretto, no, il mortaretto non è mortaio. Entonces non entiendo perché in la playa stiamo sempre. Poi si può fare anche se ci metti un po' d'uovo, è più facile da fare, comunque impazzisci, no? C'è sempre sto pericolo. Comunque. E praticamente è tipo una maionese, la consistenza della maionese, però è aglio. E io ne vado matta, è proprio buono. Non so quel pane. Amici. Perfetta. Perfetta. Abbiamo preso pescetti. Aurea, lascia. Questo posto che stiamo mangiando si chiama il Mirador. No, The Pals. Eh? E non c'è posto dentro, è solo terrazza e sta piovendo. Siamo sotto gli ombrelloni. Una cosa nuova. Beh, possiamo mangiare. È arrivato l'altro antipasto che abbiamo preso. Sono le vongole alla marinera, quindi col sughettino, col prezzemolo. Buonissimo. Questi pescetti non sono i tipici baby, non so come si chiamano in italiano. Cioè non so quelli tipici bianchi. Sono proprio pescetti. C'hanno un sapore, mamma mia. A parte stiamo in una zona di mare. Qua vedete Aurea. Sentite Aurea che vuole tutto. E per secondo proviamo la carne. Io ho preso le spuntature, il costigliare, le costolette di porcellino. E lui ha preso che era? Vitella. La carne di vitella con la salsa a pepe d'India, una cosa del genere. Yummy! Allora, dunque siamo un'altra volta a Begur, però questa volta stiamo andando al castello, una passeggiata dopo pranzo per digerire questa che sentite urlare Aurea perché vuole, ha fatto un capitombolotto e adesso non so cosa vuole, già sta in braccio del popotto. Stiamo andando al castello che è qui dietro. Spero si veda. Ci si può arrivare fino a c'è il parcheggio sotto e poi dopo si deve andare su a piedi. Ecco qua. E poi su c'è la bandiera catalana. Vi faccio vedere quando arriviamo. Ecco qui, siamo arrivati sopra al castello. Praticamente non c'è molto del castello, cioè sono tipo un po' le rovine fuori e basta la parte sopra. Quella è la bandiera dell'indipendenza catalana, non è la bandiera catalana normale, diciamo, quello ufficiale. E niente, qui il paese di Begur. Paese, continua, Begur, e lì giù.
visto pure altri secondi. C'è là il mare, adesso ve lo faccio vedere meglio. E questo qui è dove abbiamo iniziato praticamente sotto il video prima. Vedete? Lì giù quelle sono le isole. Eravamo lì sotto prima. Questa calabria non ricordo come si chiama. No, la calabresa. No, no, la calabresa non ci veniva. Sa, non sai che. Mare, 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 la bandiera con un sacco di vento, ecco qua, questa è la parte sopra del castello di Begur. Perché ora non si ferma. Mira che Rubén me dice che tiene miedo quando yo la tiro. Ha ha ha.